Allora ragazzi, qua i risultati parlano chiaro, non ci sono più dubbi. Alla fine, dopo 2 anni e mezzo, me lo sono preso anch'io. Tra l'altro la barra della T è stra-evidenziata, quasi più calcata di quella della C. Tamponi so benissimo come si fanno, questo sarà il sesto che faccio. E nel momento in cui ho messo la terza goccia, perché due non bastavano, alla terza è salita, la barra si è riempita. E la stanghetta della T si è illuminata subito e io, come al solito, la sensazione già da ieri era quella giusta. Io mi sentivo che c'era qualcosa che non andava di diverso rispetto al solito, perché in questi ultimi mesi mi sono preso ogni tanto qualche febbre che tuttora non saprei spiegare, perché ogni tanto mi è presa una febbre così all'improvviso a 38,6, poi il giorno dopo più nulla, e in quelle occasioni ho fatto il tampone e risultava sempre negativo. Quindi questa volta era diverso, c'era qualcosa, una sensazione diversa proprio dentro. E cosa è successo? Praticamente io ieri, sì, ieri, mi sono svegliato con un leggero mal di gola, però avevo sudato, quindi ho detto, boh, sarà per quello. Sono andato, infatti mi stava passando durante la giornata, come sono arrivato al lavoro, mi hanno detto, metti la mascherina perché c'è il collega qui che ha chiamato, ha detto che è positivo. E allora tu sei stato a stretto contatto ed effettivamente ieri era mercoledì, lunedì ci siamo, abbiamo fatto una cosa insieme, un lavoro, ma non eravamo vicinissimi e lui c'aveva sto raffreddore, diciamo sarà un semplice raffreddore. Io lì ce l'ho avuta un po' la sensazione, però aveva anche la mascherina lui, no? Cioè, e mi fa comunque strano, anche se già fosse stato contagioso, che lui con la mascherina, noi senza, ma lui con, e comunque a una distanza considerevole, che ce l'abbia attaccato. Fatto sta che molto probabilmente ce l'aveva attaccato. Se non che una collega che fa molto da tramite, in un certo senso, tra lui e noi altri, cioè questa parla con tutti, sta con tutti, quindi va ovunque, in tutti gli uffici. Questa qui oggi, so oggi che è negativa. Oh, me l'hanno detto, eh. Però questa qua, io ho detto, di sicuro se non l'ho preso da lui, l'ho presa da lei. Questa perché questa sta molto più vicino invece. E invece negativa. Nel contempo, io e il mio collega d'ufficio, quello nell'ufficio tecnico in cui siamo in due, noi due, cioè lui già aveva un po' di tosse ieri, no? Però sembrava una cosa totalmente diversa. Ieri tutti con la mascherina. Siamo andati a comprarci i tamponi e io ho detto però non ha senso farlo adesso, lo faccio domani perché adesso magari risulto negativo anche se non è vero, lo faccio domani mattina. Avevo in programma di farlo domani, cioè oggi arrivando in ufficio, no? Invece ieri sera verso le 7 è iniziata a salire la febbre, ho detto boh, finita, ce l'ho, l'ho preso, stavolta era destino, cioè proprio quando sei l'ultimo degli ultimi, no? Nel senso l'ultimo degli ultimi a prenderlo, comunque alla fine lo prendi anche tu. Nonostante tutte le protezioni, nonostante l'unico che mette la mascherina, sono io l'unico che mette la mascherina sui pullman, sulle metro, tutti attaccati senza mascherina che ti alitano in faccia, tu anche se c'è la mascherina, in quel caso secondo me sei a rischio. Poi igienizzo sempre prima di mangiare qualunque cosa quando arrivo in ufficio. In ufficio però siamo tutti senza mascherina. Le ultime volte che l'ho messa io mi ridevano in faccia, mi dicevano, sì, ah, c'è il Covid che mettiamo la mascherina, così. Ecco, questo è il risultato. Mai sottovalutare il nemico. Sempre a fare i cretini, a dire, a ridere del Covid. Ah, ma alla fine c'è ancora qualcuno che dice una semplice influenza. E ieri, proprio ieri, guardavo, hanno scoperto, cioè hanno inventato una variante killer all'80%. Cioè vuol dire hanno unito le due cose peggiori delle due varianti peggiori, le hanno unite insieme, hanno fatto un mega mostro e questa variante qua ti uccide, ok? Mortalità all'80%, buca tutti i vaccini. Ora, siamo in Dragon Ball, stiamo creando un nuovo nemico, stiamo creando Cell. Cioè, perché? Il senso di questa cosa qual è? Non hanno risposto, loro fanno le cose e non ti rispondono. Cioè, non c'è nessun motivo di fare una cazzata del genere. No? Niente, non ci sono spiegazioni. Poi magari i giornali non vanno oltre.
E la spiegazione più facile è quella dei complottisti a un certo punto. Io non lo sono mai stato complottista, per adesso lo sto diventando. Credo nel Covid, credo che esista, l'ho preso, lo sento, so che esiste già prima. Però inizio a pensare che dietro ci sia del male, cioè il dolo, non la colpa, il dolo, cioè la voglia di fare del male sapendo di fare del male, perché gente che sviluppa nuovi virus nei laboratori e poi ti dice che se l'è fatto scappare, perché quello te lo dice, tu devi fidarti che oh, non l'ha fatto apposta, un po' i sospetti arrivano. Fatto sta che questa collega appunto è negativa, invece il mio collega d'ufficio è positivo, anche oggi l'ha fatto anche lui, io l'ho fatto stamattina qua a casa, avevo già detto che non andavo, lui l'ha fatto lì in ufficio, stessa cosa, con la differenza che la T è meno marcata, sono tutte e due marcate allo stesso modo nel suo e in tutti gli altri che ho fatto io, la T, no vabbè la T non c'era perché sennò sarei stato positivo, cioè è strano che questa T sia molto evidente ed è comparsa subito. Sono andato in farmacia, mi hanno distrutto il naso, io avevo più paura del tampone in farmacia che di tutto, che compreso il Covid. Tampone in farmacia, pam! Adesso io ho sanguinato per 2 ore, e hanno messo le gocce, ho 2 secondi contati, subito positivo. E ha detto, ah, allora è proprio bello forte. Allora, bello forte, vorrei capire se vuol dire che è molto contagioso. E quindi mi viene il sospetto che io abbia una delle nuove varianti a questo punto. Fatto sta che io ho fatto 3 dosi, con tutta la scetticità del caso, perché 3 dosi e ogni giorno aprire Edge, leggi tutti i morti di infarto, miocarditi, per il vaccino miocarditi effettivamente, ma anche per il Covid, cioè alla fine gli effetti del vaccino o del Covid erano gli stessi. Tutti i morti di infarto, seconda dose, riapro Edge, tutti i morti di infarto, terza dose, riapro Edge, tutto così. Io la quarta, quindi ho detto minchia, ma se devo fare pure la quarta dopo che ho preso il Covid, allora ho chiesto e ho detto ma se io adesso risulta positivo così me la salto la quarta? No, al massimo la prolunga, cioè prolunga la fase, la procrastina, quindi la farà tra 4 mesi. In tutto ciò, tampone alla farmacia 6 euro, tampone alla farmacia autofatto 6 euro, tampone alla farmacia che mi hanno fatto loro, che vale come certificato. Adesso il numero che uscirà oggi, in quel numero ci sono anch'io. Può essere una bella soddisfazione contare qualcosa. E a quel punto, ecco, l'unica volta in cui conto qualcosa, in questo caso, perché conto proprio quel numero, quel tampone che mi hanno fatto loro, 15 euro, in totale 21 euro no, di spesa per constatare che sei nella merda e che hai avere il diritto per avere il diritto di star male. Cioè io ho speso 21 euro per capire che sto male, ma già più o meno lo sapevo, e per avere il diritto di star male. Cioè posso star male col Covid, potete riconoscerlo, sì, 21 euro. Anche questo mi fa un po' incazzare. Ma soprattutto mi fa incazzare che l'ho preso al lavoro. Non l'ho preso a feste, non l'ho preso a casa di amici, perché come sapete dall'ultimo video io tutte queste cose non le faccio quasi mai, quindi io vado solo al lavoro, torno a casa e basta. Il risultato è che l'ho preso a lavoro, o magari in metro a questo punto, adesso mi sta pure salendo, magari in metro ed è mattina, in metro perché sono tutti attaccati, impossibile non prenderlo in metro, quindi io nel viaggio per andare a lavoro oppure nell'ufficio direttamente vado e mi prendo e mi ammalo, e mi prendo il Covid. Ecco, questo non può essere infortunio sul lavoro in un certo senso, non andrebbe riconosciuto come tale, quantomeno mi ripagate questi 21 euro che ho speso solo per constatare che adesso sono cazzi, cioè comunque niente, tutto così. Poi a tutto ciò si aggiungono profezie che vengono da 2 anni a questa parte, il fatto di sentire che porca puttana sta andando tutto veramente a rotoli, e terzo 27 anni, cioè 27 anni. Quei famosi 27, Club 27, l'iniziale che inizia con la J, il fatto di essere una rockstar non compresa, però lo sono, tutto questo capite che non aiuta a dormire tranquilli. Poi già ho l'extrasistole di mio, io penso che se supero questa fase, se resisto pure a questo, sono invincibile. Perché se supero pure questa, dopo tutte le batoste, anche morali, perché comunque la depressione anche ti
ti butta giù le difese immunitarie, la cosa mentale ha influenza sul fisico. In ogni caso, anche aver fatto palestra tutto questo tempo dovrebbe avere un effetto positivo in questa fase, cioè sentire meno i sintomi, perché essendo allenato dovrei sentire meno i sintomi, farlo in forma lieve. Il problema è dopo. Io penso che tra 5-10 anni verrà fuori, e bisogna capire quanto lo sapevano già, che magari chi ha avuto il Covid ha subito delle mutazioni genetiche, non avranno tutti l'Alzheimer, cose così. Però ecco, la cosa che mi fa incazzare è l'ingiustizia subita e il senso di impotenza di fronte a tutto ciò. Cioè, per dire, io quelli del laboratorio di Boston che hanno inventato un nuovo virus, io li prenderei, li metterei in piazza, farei un cartello: questi sono coloro che hanno inventato la nuova variante, fate quello che volete, fate quello che pensate sia più giusto, sono lì a disposizione, uno passa, se ha fretta gli tira solo un cazzotto, se invece può fermarsi un pochettino magari gli pesta sangue, perché quello meritano, ok? E il senso di impotenza è questo, cioè non poter picchiarli io, perché io li vorrei ammazzare di botte questi bastardi. Perché non potete, in una fase così critica, dove magari se si sta pure uscendo, magari, ma non credo, mettersi a inventare un'altra variante. Cioè, ma per qual è lo scopo? Cosa vi sentite potenti? Cioè, che cazzo? Capito? Quindi ti viene da pensare male che lo scopo sia un altro. Fatto sta che gli farei di tutto a questa gente qua. Di tutto. Ma andate a lavorare, trovate le soluzioni, non trovate altri problemi, no? Questo vale in generale, cioè la gente ormai trova solo problemi, non trova più soluzioni. Adesso mi prendo un altro Brufen, antinfiammatorio a go-go, in tutto ciò io tutti i giorni già prendo una pastiglia per lo stomaco, e comunque essere sotto effetto di farmaci e dover prendere altri farmaci o subire una malattia di questo tipo, non lo so io, è tutto nuovo. Cioè io posso avere un po' paura, ho il diritto, no, di avere paura di che cazzo succederà. Comunque adesso me ne sto in isolamento, mi hanno detto 5 giorni minimo, quindi potrebbe essere che già dalla prossima settimana mi depositivizzo, mi negativizzo, oppure no. E poi vedremo, però tutti quelli che hanno avuto il Covid mi dicono che nulla è più come prima, capite? Cioè questa sensazione di impotenza, di non riuscire a sfuggire al proprio destino, perché io me lo sentivo è da quando è arrivato che sentivo che l'avrei preso anch'io. Ho fatto di tutto, logico, l'unica cosa che non ho fatto è portare la mascherina in ufficio, laddove a momenti te la vietano, perché a momenti ti dicono oltre a riderti in faccia, cioè a momenti dai fastidio perché c'è la mascherina, ti dicono: ma non si capisce un cazzo come parli, togliti sta mascherina, basta, così, no? E poi il risultato è questo, soprattutto quando, se tu parli con una persona che è un fumatore, no? E senti la puzza di fumo, vuol dire che probabilmente ti sta arrivando tutta l'aria che c'ha addosso, quindi ti sta anche trasmettendo eventuali malattie, no? Quando senti l'alito che puzza, vuol dire che ti arriva, ok? Mi sei arrivato proprio, mi hai colpito dentro, ecco. Quindi io tuttora non so da chi l'ho preso, perché a questo punto potrei averla presa in metro da un collega, da un altro collega, non lo so, da una che magari è immune ma trasmette. A questo punto fatto sta che mi sento un po' di merda, cioè la febbre non è altissima, ieri è arrivata a 37,8, ma mi sento come se la ce l'avessi a 39, cioè me la sento strana, mi sento tutto confuso, ho un leggero mal di testa, sensazione di pesantezza, casino nello stomaco, mal di gola, retronasale, quando senti il gusto cattivo nel retronasale, no? Dietro, in fondo, che ti viene sempre da prendere del miele o del succo, per dire, no? Un po' di tosse e in tutto ciò, e nausea, tanta nausea. Cioè adesso ho preso una roba per farmi passare la nausea, perché nausea costante. Poi in questo periodo sono stato male 2 volte, dove ho vomitato 6 volte in un giorno. E quindi ho la nausea facile adesso, da quel giorno in poi. Fatto sta che non è sempre una passeggiata, e ho fatto 3 dosi, quindi, che comunque l'ultima l'ho fatta a dicembre, quindi potrebbe anche essere svanito l'effetto. Però intanto i vaccini non è che li fai e poi come se non li avessi mai fatti, li fai, durano quel che durano a livello di antivirus, diciamo, poi però c'hanno
ti hanno insegnato, i virus dovrebbero insegnare le difese immunitarie a combattere il virus in maniera migliore di quanto avrebbero fatto al primo incontro, dove non conoscevano il nemico. Quindi il vaccino arriva, ti mostra gli schemi, dice: il nostro avversario colpirà da destra, preparatevi all'attacco. Loro sono lì con quegli omini bianchi, no? Sono bianchi, sono i globuli bianchi, c'hanno anche il caschetto, giustamente, e il mattarello. Si chiama Mattarello, mi ricordo. No, non si chiama Mattarello. E come cazzo si chiama? O sì, c'è Mattarella, Mattarello, Porcellum, no, un'altra roba. Comunque, quello che picchia, e vanno e colpiscono. Forse, speriamo. Se stanno dormendo. Vabbè, oh, questa è la situazione. Niente, vi aggiorno. Spero di potervi aggiornare nuovamente, perché comunque, con tutto quello che leggo su Edge, la paura è sempre tanta. Però che cazzo ci posso fare? Cioè, sincero, cosa ci posso fare? Però sai cosa che dà fastidio? Guardatevi l'ultimo video. Quello dà fastidio. Cioè, in tutto ciò io ho passato la vita sostanzialmente a studiare. Cioè, mi darebbe fastidio, no? Abbandonare senza aver concluso un cazzo. Boh, ci si vede.